cerchiamo l'esperienza appunto dell'ecclesialità fatta anche di arte e non solo, di tutto quello che chiesa significa. La rosa marina in un basilico e ti porta la siminzina, la rosa marina in un basilico. O figlia mia, lo santo passato e della pena mi dispia, lei uccidi su la pena dormita e dormi figlia di l'arma mia. Lei uccidi su la pena dormita e dormi figlia di l'arma mia. Facevo questa riflessione a proposito del binomio Caltagirone-Presepe. È chiaro che un po' non soltanto a Caltagirone, ma in giro, Caltagirone è sinonimo di presepe, nel senso se ne preparano tanti in questo periodo e ci saranno tanti visitatori proprio che vengono per il presepe. È chiaro, anche noi adesso ne vedremo uno che ha una sua storia, che si è caricato di tanti visitatori che l'hanno ammirato, tanti l'hanno ammirato a tal punto che l'hanno rubato, quindi immaginate quanto l'hanno guardato, con molta attenzione, con molto interesse nel senso peggiore del termine. Adesso per fortuna è nuovamente, ecco, fruibile per tante persone. Ma mi chiedo sempre se questa nostra visione dei presepi permette al presepe di fare un percorso inverso. Se per esempio il presepe è sinonimo di Caltagirone, perché il presepe è luogo di accoglienza, luogo in cui si incontrano gli estremi, l'infinito e il finito, Dio e l'uomo, ecco, le realtà più distanti, ecco, nel presepe ci sono i magi, qualcuno è colorato, almeno secondo la tradizione. E mi chiedo sempre se queste cose restano appunto fuori di noi, oppure si attraversano la nostra vita, i nostri pensieri, il nostro cuore. È una domanda alla quale non si risponde né sì né no, si risponde in fondo con gli atteggiamenti, con la valutazione, l'intelligenza che mettiamo nel leggere la nostra vita, nel leggere la storia, nel collocarci in ogni tempo che è inedito. Ecco, nel Vangelo c'è una frase: per loro non c'era posto, si dice nell'albergo, in quel caravanserraglio. Mi chiedo quanto posto, ecco, dopo 2000 anni riusciamo non a fare fuori di noi, che qualcuno debba fare accoglienza o debba per davvero integrarsi diversamente, differentemente nella storia e nel mondo. Mi chiedo quanto noi facciamo dei viaggi interiori, quanto noi, ecco, ci immedesimiamo con i personaggi del presepe e così via. Raccontare questa mostra dal mio punto di vista, ed essere breve, è difficilissimo, quindi vi racconterò poco, anche perché la mostra è stata pensata per raccontarsi da sola, e allora non voglio togliere alla mostra la sua funzione principale, quella di raccontarsi, però anche per darvi un po' un'idea di quello che abbiamo fatto. Tutto è partito dall'allestimento del presepe di Giuseppe Vaccaro e figli, che si trovava in cattedrale fino a qualche anno fa e che è stato ben presentato dal nostro vescovo. Abbiamo allestito il presepe nella maniera più semplice possibile, senza tanti chirigori, perché volevamo puntare l'occhio del visitatore sulle statuine, sui figurini e sull'arte, l'artigianato che li hanno creati. Partendo dai padri del presepe di Caltagirone,
abbiamo realizzato degli ingrandimenti fotografici di alcune opere di Giacomo Bongiovanni e della bottega Bongiovanni Paccaro, che sono conservati all'interno del Museo Regionale della Ceramica di Caltagirone, che ringraziamo per questa sua gentile concessione, cercando di offrire attraverso queste fotografie un punto di vista nuovo sull'opera di questi artisti. Sono delle foto molto grandi, dalle quali si possono apprezzare i dettagli che fanno di questi personaggi un momento artistico fondamentale della storia della nostra città. Abbiamo anche voluto, attraverso dei pannelli didascalici, raccontare come abbiamo interpretato i figurini di Giacomo Bongiovanni e della bottega Bongiovanni Paccaro, e di come questi artisti calatini siano stati dei veristi a tutti gli effetti e dei grandissimi maestri della comunicazione. La ninna nanna diventa per il bambino un punto di riferimento volto a sedare le angosce, gli spaesamenti, gli inquietudini. Le espressioni di affettuosa cura sono anche un indice di costante difesa per la fragile esistenza del bambino. L'alta mortalità infantile presente fino al secolo scorso attivavano negli adulti atteggiamenti magico-religiosi di protezione verso l'infanzia, e quindi, se malgrado tutto il bimbo non dorme, si presume che voglia essere cullato sotto una pianta ritenuta magica o medicamentosa. Di gran tempo s'aspettava il mondo ristoro e la terra lo chiamava manna presto lucisoro. Da un tempo fritto l'uso vietta al Cesare lo banno e li poveri e li signori tutti a scrivere si mi vanno. Susi pastori non dormire più, viri che è nato, viri che è nato. Susi pastori non dormire più, viri che è nato bambino Gesù. E chi fra di voi frequenta il museo sa che grazie al nostro direttore padre Fabio Raimondi ciò che stiamo compiendo è una quotidiana opera di resistenza. Il nostro museo, e mi concedo da sola nostro, anche se non è mio ovviamente come museo, non è di appartenenza di nessuno, però noi lo abitiamo, lo viviamo, è una creatura aperta, intelligente, ma fragilissima, come il tempo che stiamo vivendo. Come un adolescente che dal passato vuole trarre la consapevolezza per essere libero nella trama composita della contemporaneità. Questa creatura guarda a noi, la generazione esodata. Nella nostra opera di resistenza partigiana c'è la cura per una chiara visione politica del tutto alternativa, attraverso i luoghi che possiamo vivere, da cui possiamo parlare, da cui possiamo agire, e il museo per noi è questo. Dover lottare anche per non restare due volte più poveri dei nostri genitori, come dichiara un censimento Istat, non ci distrarrà, non ci farà desistere da un'opera di cura anche politica della nostra società. La mostra U Bambino ci riporta, attraverso un percorso multisensoriale, alle nostre radici più recenti storicamente, ciò che possiamo ancora ricordare, che persino io posso ancora ricordare. Il mio invito, più appassionato che posso, è di non lasciarsi solo cullare da un soffice senso nostalgico, ma di interrogarci con un profondo senso critico, rimanendo insieme alla dignità, al sacrificio, alla forza dei nostri nonni, che rappresentano i figurini di Bongiovanni, nonni anche più antichi ovviamente, anche l'ignoranza, l'analfabetismo, i pregiudizi della nostra società di ieri.